una favola. I cavalli, la piscina, la cantina, l'agriturismo, l'azienda Frezza. Siamo proprio arrivati nel posto giusto per un grande fine settimana. Dovrei trovare anche Francesca. Ciao Francesca! Ciao, ciao, ben trovato! Tutto bene? Bene, grazie. Allora, ho fatto tanti chilometri, ma sono stati spesi bene perché sapevo di venire in un posto favoloso. Ci fa piacere, ben arrivato. È pronta la 14? Prontissima. Ah, andiamo! Andiamo. Potrei dire di conoscere benissimo queste zone, ma non è così. Oggi con Francesca Frezza, dopo aver gustato il suo ristorante e tutte le sue specialità, beh, siamo venuti in vigna, e è proprio in vigna, su questa tenuta, la tenuta Monte della Fiera, detto anche in origine Colle San Lorenzo. Perché? Questo è un antico colle, di origine il primo anfiteatro morenico del lago di Garda, quindi è un colle che ha sicuramente una storia, conosciuto dalla gente del posto, perché è un po' il Monte della Fiera, dove ogni anno si svolge un'antica fiera, che è la Fiera di Cavalcaselle, che in origine era una fiera agricola, e tutt'oggi sono al centesimo, più da 100 anni che esiste, e questa è una delle proprietà principali. Mi dicevi quindi che frequenti questa collina anche con i tuoi cavalli? Eh beh sì, i cavalli, specialmente i cavalli arabi, è sempre stata la mia passione fin da bimba, quindi è un modo per unire l'utile al dilettevole, e spesso mi piace girare tra i vigneti, tra le varie tenute a cavallo, e unisco l'utile al dilettevole perché faccio sia controllo qualità che certo. Un paio d'ore per arrivare in questa splendida location, mi sento veramente a casa, ma soprattutto mi piace la piscina, mi piace questo verde, è tutto veramente molto importante. Ma so che a quest'ora solitamente c'è l'aperitivo. Beh, direi proprio sì, questa è l'ora dell'aperitivo, e quindi ci beviamo un buon rosato, soprattutto ci beviamo un chiaretta spumante. Com'è questa produzione? Buonasera produzione... Renato. Oh, come stai Francesco? Tutto benissimo, bene? Ben trovata. Mi fa molto piacere. Partiamo col solito? Esatto, io questo l'avevo già assaggiato anche a Vinitaly. Questo tu l'avevi assaggiato a Vinitaly, forse anche all'anteprima sicuramente del chiaretto. Esatto. Questo è il nostro chiaretta, quindi un bardolino chiaretto fatto in metodo Charmat, quindi un carrelage sicuramente leggero, molto sottile e allo stesso tempo molto persistente. Si parla di Bardolino, quindi le uve sono sempre Corvina, 60%, Molinara e Rondinella. Ho preparato un bel aperitivo. Grazie. Fatto bene con le bruschettine. Una con il carpaccio di gamberi, l'altro con una focaccina col prosciutto e una bruschettina solita col pomodorino e basilico. Fantastico, grazie Laura. Grazie. Grazie. Grande pomeriggio, mattinata intensa in vigna, ma stasera, a parte gli aperitivi, cosa mangiamo? Chiamiamo Francesco? Direi proprio di sì. Francesco, ecco qua. Buonasera signori. Buonasera. Lascio il menù, prego. Grazie. Prego, signora. Grazie. Ascolta, a parte il menù, cosa fa? Cosa c'è di importante? Cosa fa lo chef? Le mando lo chef. A lei. Grazie. Prego. Vedo un menù ricco di aspettative, ma solitamente cosa si prende? Allora, sicuramente la specialità è una specialità legata alla tradizione tipica nostra del lago di Garda. Cerchiamo di esaltare sicuramente le eccellenze, per fortuna in questa zona ne abbiamo veramente tante, le possiamo andare fieri. La specialità è la carne, ma siamo specializzati anche sul pesce. E allora chiamiamo lo chef. Eh sì, perché ti farà assaggiare delle cose molto interessanti. Bene. Buonasera. Oh Raffaele, ciao, come stai? Tutto bene? Bene. Raffaele Mezzari. Mezzari, sì. Lo chef. Cosa ci proponi stasera? Allora, stasera proponiamo dei gamberi alla catalana, leggermente piccanti, con dei crostini caldi. Come primo abbiamo dei bei spaghettini alle alici del mar Cantabrico, servito anche con dei pomodorini e basilico. Come secondo abbiamo della frittura in tempura, servita con una salsina di yogurt neutro e un po' acidina. E di dessert abbiamo della sfogliatina alle fragole con crema a mascarpone. Bene, io direi che possiamo proprio approfittare. Certo. Grazie. Prego.
le tante tipologie dei vini che troviamo in questa zona c'è la corvina, e sappiamo che nelle tue tenute c'è un'estensione di corvina. Sì, la corvina è uno forse dei vitigni principali, è proprio uno dei più importanti. Questa sera mi piacerebbe farti assaggiare il Campo del Leo. Il Campo del Leo è un corvina in purezza, 100% corvina, fa barrique, barrique non nuove, ma barrique di secondo passaggio. Quindi è un vino molto fruttato, molto fresco, molto giovane, senti proprio in bocca il frutto che è tipico della corvina, ma allo stesso tempo... Lo assaggiamo, lo assaggiamo, lo assaggiamo. Direi di sì.